Emigrazione intellettuale, l'associazione Ossigeno racconta le storie di sei avellinesi di successo. Nella Chiesa del Carmine, storie di giovani e lavoro tra ricercatori in campo medico e top manager di grandi multinazionali. Storie di trentenni partiti per l'università e che hanno dovuto allontanarsi per trovare la propria strada. Ho studiato qui al liceo classico ad Avellino, dopodiché mi sono già spostata all'università a Milano. Ho iniziato in Adidas a Monza, per cui è il nord Italia. E poi me ne sono scappata dopo 3 anni appena ho avuto la possibilità. Se avessi potuto scegliere me ne sarei andata all'estero ancora prima. Dopo aver studiato la triennale a Napoli mi sono trasferita a Milano dove ho conseguito la laurea specialistica e il dottorato. Lì ho avuto la fortuna, grande fortuna, di lavorare in uno dei forse pochi centri d'eccellenza in Italia per lo studio delle leucemie. E lì grazie al mio appunto mentore durante il mio dottorato abbiamo aperto questa collaborazione con l'Università di Stanford che mi ha portato poi appunto a farmi conoscere lì e ad oggi a lavorare attivamente in uno dei gruppi maggiori lì all'Università di Stanford. Nessun dubbio per Luca Cipriano. Al centro della nuova agenda politica devono esserci due parole, giovani e lavoro. Noi stasera facciamo vedere una parte bella della città, una parte positiva, una parte che funziona e rimettiamo al centro del dibattito due argomenti che sono i giovani e il lavoro. Due argomenti di cui la politica spesso si dimentica oppure la politica li tratta con qualunquismo o con proposte che sono semplicemente fumo negli occhi da campagna elettorale.